da Libera Volpe nel Libero Polaio. Allora oggi bello questo la Libera Volpe europea nel Libero Polaio cinese ha distrutto l'agricoltura cinese, producendo milioni e milioni di mingon, questi contadini senza terra, che è una tragedia incredibile. Quando l'Inghilterra ha fatto la cosiddetta rivoluzione industriale, aveva 15-20 milioni di abitanti, già milioni di emigrati di senza terra che sono andati a popolare l'Australia, l'America, eccetera. Ma pensate, la Cina, 1.300.000.000, avec 700 milioni di emigrati, già che con 202.000 siriani siamo già un problema gigantesco. Allora cosa faremo di tutti questi emigrati? E poi la Volpe, Libera Volpe cinese, distrugge il tessuto industriale, particolarmente il tessuto industriale italiano. Quello dell'Italia, della cosiddetta terza Italia, eccetera, e ogni settimana c'è un imprenditore nel Veneto, eccetera, che si suicida perché è strangolato dalle banche, perché non è fallito, perché c'è tutto questo. Allora naturalmente dobbiamo ritrovare un protezionismo ragionevole. Allora, per concludere, direi che il progetto della decrescita non è un programma, l'ho detto due giorni fa, gli amici di 5 Stelle, non è un programma che può essere strumentalizzato, è un orizzonte di senso. Questo cambiamento è un orizzonte di senso e dobbiamo andare. Non posso dire, sono sicuro che o si farà o sarà la fine dell'umanità, ma non posso dire se si farà prima del collasso o dopo il collasso. Allora l'apocalisse, bon, diciamo, il collasso, bon, quando ho iniziato a fare le conferenze dicevo dobbiamo fare la decrescita per evitare il collasso. Oggi non posso dirlo perché il collasso è già iniziato, ma dico dobbiamo fare la decrescita per limitare il collasso e per affrontarlo, sviluppare una cosa importante che hanno imparato gli amici inglesi dei transition towns, questo è iniziato da Robertson a Totnes, questa iniziativa di sviluppare la resilienza, lo fanno localmente, questo è molto importante, ma precisamente la resilienza è esattamente il contrario della concorrenza. La resilienza è la capacità di resistere al shock del cambiamento climatico, di prepararci a sviluppare l'autosufficienza energetica, anche se non è rentabile, non è concorrenziale. Ma perché abbiamo l'esempio della fine dell'impero romano, per esempio, quando la grano non poteva più venire dall'Egitto. Era la fine, Roma è passato nel IV secolo di 2 milioni di abitanti a 30.000. Allora siamo condannati, siamo capaci di essere, non di essere totalmente autonomi, indipendenti, naturalmente non si farà mai un buon caffè in Italia, ma dobbiamo almeno avere una resilienza più forte. E allora è un orizzonte di senso ed è in questa grande transizione, dirò, non c'è un futuro per il capitalismo, perché il capitalismo non è la soluzione, è il problema. Invece c'è un futuro ancora per molto tempo per le imprese, solamente le imprese che devono continuare a funzionare con delle regole del gioco che poco a poco si trasformano. E le imprese hanno una capacità ad adattarsi a delle regole diverse, l'hanno fatto già prima, hanno fatto, ricordo bene, tutta la battaglia per le 10 ore nel XIX secolo, dicevano è impossibile, poi quando c'era la legge delle 10 ore si sono adattati, allora se domani facciamo delle leggi così, anche la Volkswagen
senza mettere un computer per truffare, per ingannare